Salve a tutti e bentornati nel nostro canale. Innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi tantissimo per tutte le persone che mi seguono, per i messaggi che vengono inviati, per i like che oggigiorno funzionano, ma proprio per la passione che vedo anche e continuare a darvi queste informazioni e queste risorse che spero possano essere utili. Oggi e nei prossimi video parleremo di un argomento poco amato dall'urologo e anche dal paziente, la prostatite. Per prostatite si intende l'infiammazione o l'infezione della prostata. Ma cos'è la prostata? La prostata è una ghiandola, un organo dell'apparato urogenitale che è situata proprio sotto la vescica e anteriormente al retto, all'intestino. Qual è la funzione della prostata? La prostata effettivamente ha una funzione nell'ambito della sfera sessuale, ossia produce il liquido prostatico che praticamente viene a comporre il 99% del liquido seminale, liquido prostatico che contiene lo zinco e molti altri elementi utili alla vitalità dello spermatozoo. Tra l'altro il secreto prostatico tende ad aumentare il pH vaginale. La vagina in effetti ha un pH acido che serve a proteggerla da infezioni da parte di germi o batteri. Questo pH acido però va anche ad alterare la vitalità e la mobilità dello spermatozoo. Ecco quindi la funzione della prostata: dare vitalità e fornire al liquido seminale e agli spermatozoi i giusti elementi per la loro funzione. Ma come avviene la prostatite? Essenzialmente in due modi: prostatite di tipo infettivo, quindi batterico, infezioni che provengono dall'intestino o dall'uretra, o prostatite di tipo infiammatorio, ossia agenti esterni fisici che creano una reazione di tipo infiammatorio da parte della ghiandola. Con questo vi saluto e parleremo di tutti questi argomenti nei prossimi video. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Buona giornata.